Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Era l'8 dicembre 2014 quando il cantante Giuseppe Mango ci lasciò. Aveva solo 60 anni e tra i suoi capolavori ricordiamo La rondine, Oro, Come Monna Lisa. La sua morte lasciò tutti sorpresi. A stroncarlo è stato infatti un infarto arrivato durante il concerto che stava tenendo al Pala Ercole di Policoro, in provincia di Matera. Un malore arrivato senza preavviso, dopo il quale il cantante è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è giunto già privo di vita. Poco prima di morire, quando ancora era sul palco, aveva detto: «Scusate, non mi sento bene». Dopo queste parole, era subito stato soccorso e portato nel retropalco e, successivamente, in ospedale. Al momento dell'infarto, l'artista si stava esibendo sulle note di Oro, uno dei suoi brani più famosi. Dopo la sua morte sono stati raccontati particolari aneddoti, come quello di uno strano sogno che Mango avrebbe fatto proprio prima di morire. Furono molti i fan dell'artista a parlare di un sogno raccontato proprio dal cantante poco prima del malore, e quindi della sua morte. Sul palco del concerto tenuto a Policoro, infatti, quella sera, raccontò di aver sognato di bere del buon vino con Fabrizio De André, cosa che era realmente accaduta durante la lavorazione del suo album. Ma quel riferimento a De André, morto anni prima, in quell'occasione venne vista quasi come una premonizione di ciò che poi sarebbe accaduto, poche ore dopo. Insomma, proprio uno strano sogno. Voi pensate sia una coincidenza? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.